Bella a tutti, Robacchiotti, chi vi parla è Vassoio The Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, siamo qua su una nuova serie sul mio canale. Siamo difatti su Plague Inc., sì, che si dovrebbe chiamare il gioco. Ora non mi ricordo bene, nel caso ve lo lascio qua in sovraimpressione. Che cos'è Plague Inc.? Plague Inc. È letteralmente un gioco in cui noi dobbiamo. Come si suol dire, dobbiamo anche qui c'è scritto plugin, non me ne sono accorto. C'è anche la varietà del Covid-19, Madonna, ma su scemi. Praticamente è un gioco in cui noi dobbiamo riuscire a infettare tutto il mondo. Ovvero, noi creiamo un virus in questo mondo virtuale. E noi dobbiamo riuscire a infettare tutto il mondo. Ora, poi dopo ve lo mostro. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. A passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare, a condividere il video. E a passare oltre sul canale di YouTube, anche sul canale di Odyssey, dove sto ca caricando altri gameplay. Comunque, facciamo il tutorial, così già ce lo togliamo dai cosiddetti. Vabbè, dai, nome Pax 12. Lo creiamo così. Benvenuto a Plugin, preparati a infettare il mondo. In questo tutorial impareremo i fondamentali, tanto poi creeremo. Perché? Bello sto zoom così. Zoom così, si vede proprio anche le creature marine, cose. Ok, iniziamo dalla Cina. Perché dobbiamo iniziare dalla Cina? Perché siamo degli emeriti stronzi? Possibilmente. Ok. Ah, ci sono gli aerei che piovono. C'è una roba qui che è particolare, che cavolo è quella roba? Il triangolo delle Bermuda. Visto? Iniziato sto puntino qua. E poi noi da qui, già visto ora si è allargato qui, facciamo così, possiamo anche, che ne so, possiamo modificare cosa, ad esempio. Vabbè. Qua ci dice di farla evolvere tramite coso, ma noi ad esempio la potremmo anche far evolvere tramite l'aria, ad esempio. Potremmo fare un sacco di cose. No, continuo. Ho fatto un errore io, ok. Panoramica, abilità, letalità. Però come si torna sul coso? Ok, per cambiare velocità. Il gioco era in pausa. Non so perché ora me lo dà in inglese. Non so perché adesso sta laggando così tanto. Ok. Ah, di qua possiamo anche leggere scimmie dattilografe che producono Shakespeare. Az! Dice come febbre, Pax. Sì. Ripeto, perché ora mi stai laggando? Siamo in Corea, ok. Qua ci spiego un poco.
Se il paese di per sé sta iniziando con il cosa delle cure o roba del genere, quindi c'è un coso che si è andato a infiettare. Più costoso di tutti costa troppo, ma cosa? Ok, io te il tempo fa sto gioco, se non mi sbaglio lo... Sto gioco l'avevo utilizzato, l'avevo... Trasmissioni per zanzare e per pollastri non si può fare. Acqua no, cosa no, abilità. Potevamo mettere che esisteva a caldo, che imbecille che sono stato. Madonna. Madonna. Un attimo. E un attimo che stavo laggando anche il gioco. E un attimo. Un attimo. Stavo anche questo laggando il gioco fra poco. Però devo fare una cosa, solo una cosa, come grafica ci metto modalità finestra 144 giga, modalità finestra, applicare modifiche, e quindi aspettate un attimo, devo scendere di poco quello, fare cosa 800 però 800 per 600, io non ci vedo una sega. A posto. Madonna, guardate come si sta infettando il mondo. Quanto posso essere bastardo? Ma dai, in secondo! Ma minchia! Vieni da Madonna! Indonesia chiude gli aeroporti. Cioè, guardate, cioè, già l'Italia non esiste più. A parte la Sicilia, ma la Sicilia, come disse tempo fa un politico italiano, è uno stato a parte.
vediamo se si può fare evolvere qualche cosa. C'era questo qui che ti faceva venire le convulsioni. Baccala. Ancora? L'ho visto ora passare l'aereo. L'ultima persona sana del pianeta di recente a contatto Pax 12. Madonna. Scienziati riusciranno a svilupparlo in te con febbre. Pax ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo senza utilizzare punti DNA. Bastardi. Sentite la cosa sotto. Evolviti. Minchia, potevamo fare l'abilità a freddo. Siamo dei... sono un ignorante, questo era tranquillamente. Grande del modo i danni di mezzanotte, che ci verranno anni per riparare i danni causati a migliaia di esercizi. Ma vai a cagare. Madonna. Pezzi di merda, ci stanno. Già qui, guarda qualche bastardi. Già qui potrebbe. Già qui possono. Che minchiata che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una minchiata. Sconfitta, vaffanculo. Sbagliando si impara. Poi il gioco principale in difficoltà casuale finché non prendi. Ci mendi la mano, se avete bisogno di aiuto cercato come giocare, sì. Cavolo, eravamo riusciti a farcela. Comunque facciamo giocatore singolo, gioco principale. Facciamo gioca. Nuova peste scoperta, giocatore singolo. Il seguente nuovo tipo di peste è stato scoperto e sbloccato. Piaga ombra in giocatore singolo. E come potete vedere qui, ad esempio, abbiamo il virus delle scimmie, che questo ci faremo una puntata su, e la piaga ombra, sì, è una cosa dei vampiri o roba del genere. Come ho detto, questa qui delle scimmie lo faremo più avanti. E chi lo sa che non ci faccio una puntata speciale. Ah, qua possiamo inserire anche dei nuovi geni quando sblocchiamo. Possiamo i geni per aggiungere. Puoi avere fino a 5 geni attivi, ok. Visto ancora non ne posso sbloccare nessuno, cioè non ce n'è nessuno sbloccato. E quindi. No, facciamo normale invece di casuale. Perché casuale, sinceramente, cosa? Anche se per casuale noi giocatori o per coloro che vogliono una partita tranquilla, nessuno si lava le mani, i ricercatori e cose. Inga, qua già il 63%, cioè già sei un bastardo qui. Proviamola casuale. La cambiamo e ci andiamo a mettere la... What? La VR3, no, la VR4 TH, la VRAT, che nasce come cosa? Ok, benvenuti a Plugin. Scegli una battaglia per vincere, devi evolverti, seleziona. Ok,
Allora, io sinceramente andrei a puntare qua in Egitto. O Egitto o massimo qua sotto in Sudafrica. Ma io penserei prima all'Egitto. Cioè, ci togliamo l'Egitto da mezzo i coglioni e così già ce lo siamo tolti. E poi è anche più vicino, sapete, al coso. Quindi iniziamo. Che facciamo? Lo facciamo e ancora non si può, porca di quella. Ok, che facciamo? Buboni dolorosi che contengono sacche di patogeno. C'è una leggera possibilità che scoppino e diffondino la malattia. Ottimo! Iniziamo già così. Ok, già iniziamo a cosa? Eczema, la pelle si copre di sfoghi dolorosi aumentando leggermente l'infettività, vai. Ruat inizia a diffondersi. Da qui iniziamo anche la trasmissione tramite. No, non si può fare perché ancora è a 9. E da qui, qua ancora nemmeno questo possiamo fare. La perdita di fluidi tramite il sudore aumenterà anche il tasso di. Eccolo qui! Informazioni sul paese, sì. Scusatemi un attimo. Adesso che non stavo registrando. Ok, abbiamo. Lo abbiamo fatto evolvere per quel poco di cose. Ok. Lo facciamo evolvere anche tramite cose dell'acqua. Gli diamo febbre. Così già possiamo fare qualcosa. No, ancora nemmeno per gli animali possiamo. Egitto inizia a cercare una cura, ma fatevi cazzarola vostri, che ha 3 botte in una volta sola, ai cazzo. Aspettate un attimo, aumentiamo quello bestiame e aumentiamo anche qualcosa. La Madonna, ora sono troppi. Un attimo. Non finisce più, cioè dai. Ma un secondo. Ma datemi il tempo di cosa, ma siete degli animali. Ok, così già se iniziano a cercare una cura gli viene più difficile. Siamo riusciti a infettare anche la Groenlandia qui, che non c'è un cane nemmeno a pagare oro in Groenlandia.
Iniziamo a modificare. Ah, deve ricchezza, non stroi. Il 25% dei maledetti. A 22 mancano, puttana, quella a 38. Ok, aspettate un attimo, iniziamo anche a inserirci. Per il fatto dell'aria, che così se serve. Ok. Ancora poco e avremo infettato anche quella dell'acqua. Perché? Ma fatevi i cazzi vostri! Fatevi infettare, fatevi! Fatevi infettare, maledetti, fatevi infettare! Tsunami si abbatte in Nuova Guinea, ottimo! Perché se fai questo con l'acqua è perfetto! Cioè, non ottimo per il fatto del coso, cioè ottimo se... Inondazione in Centro America. Io per 38 punti, cazzo, cavolo, qua per 22. Dai! Muori, Canada, maledetto! Non lo posso nemmeno fare evolvere! Letteralmente per due schifosi punti! Per due punti ardi poco schifosi. Maledetti. E te pareva. Avevo dovuto attivare l'insonnia. Puttana, che cretino che sono. Sono un imbecille. Sono un imbecille perché ora... Avendo attivato quella cosa... Io sono un imbecille, avrei dovuto attivare prima l'insonnia. Che cretino. Riprova. No, stavolta la cambiamo. La chiamiamo, la chiamiamo, la chiamiamo. Crivit 11. Io sinceramente, cioè, punterei all'Italia, ma l'Italia, sapete, è molto difficile cosa, quindi andrei più in paesi come l'India, paesi così, non il Giappone, no, l'India, Russia, nemmeno Cina, nemmeno la... partiamo dalla Corea, potrebbe andare Sud-Est Asia, Asia, Cina, India, eccola qui, prima cosa. Questo si manda avanti.
prima cosa da fare, sintomi, insonnia, diretto, partiamo subito con l'insonnia, così che se le persone non possono dormire, i dottori non possono lavorare. Questo cosa porterà? Porterà a porterà i così. Iniziamo anche con i sacchi di pustoli, così. Vai. Partiamo anche con le convulsioni diretto. Si sembra un psicopatico quando dico questa cosa così. Ok. I bestiame suscettibili all'infezione, mentre l'infettività specialmente direi. E andiamo. Vai. Un'altra cosa. Ok, devo riuscire a mettermi questo e questo qui del calore, perché così. Vai. Subito, diretto. E così poi passiamo subito al caldo. Un'altra cosa, la trasmissione la facciamo tramite aria, così che già serve 10.000, 5.000 lì. Vai, non lo posso fare, non lo posso fare. Cazzo di India, sembra rompi il cico. Vai, follia. Partiamo anche con la dissenteria. E qua iniziamo anche a mettere questo. Questo. E poi attiviamo questo qui appena sarà. Vai, sindrome ancora niente, per l'acqua non ne parliamo.
Ok, mi mancano 35 punti qui e sti due qua. Poi di qua posso sbloccare i cose qua. E poi da qui devo sbloccare tutte le cose qui. Ok. Vai. Crivit 11. Ma facciamoci i cazzi nostri! Ma chi è l'imbecille che... Ma per favore, ma chi è la testa di minchia che ha detto in Italia? Ma facciamo cosa? Ma fatti a fare noi! Sto imbecille! La cura è completa al 25%, del cazzo che te sei frega del 25%. Vai all'evolvere. A mondo non ci sono più persone sane. Quando mai ci sono state persone sane dentro a sto mondo? Cazzo a cazzo che completa al 50%. Cavolo. Fermi! Se mi facesse un punticino da 3. Non chiedo tanto, ma un punticino da 3. E ci inserisci il vomito. Cavolo, se ci di... Bastardo. Vai, subito. Vomito a idrante come se non ci fosse un domani. Che maledetti! Che maledetti! Io devo beccare chi è lo stronzo italiano che ha iniziato sta cazzo di cura maledetta. Cavolo, per pochi punti, bastardi. Fermi! Ma basta! Minchia, è arrivata già al 94. Dai! 19, vai! Falla muovere! Presidente degli USA ammalato e chi se ne frega. No, non ci voglio credere. Non ci voglio che per poco, minchia, potevamo fare questo, ma dai, ma che presa per il culo, va, che bastardo. Maledetto.
Non posso più fare niente, ma dai, ma che presa per i fondelli. Cavolo, stavamo per riuscirci, ma vai a cagare, ma dai. Vaffanculo. Avevo letto qui un nome, ma non lo posso mettere. Non lo posso mettere perché sennò mi fucilano. Minchia. Ok. Siccome siamo partiti da cosa, perché stavolta invece non partiamo dal Madagascaro? E per prima cosa non mettiamo sta cosa a 6 punti, così già ce la togliamo da mezzo le palle. Ma trasmissione non si può fare la trasmissione. Mi penso di aver scelto il posto più sbagliato. Ok. Partiamo subito con il coso qui. Cavolo, per poco non poteva. Ok, vai, iniziamo. Poi qua dobbiamo iniziare con i sintomi dell'insonnia. Quindi appena se ne sbloccano due, partiamo subito con insonnia e con i cose. Ottimo, partiamo con insonnia, paranoia, dobbiamo fare convulsioni e cisti, che se riusciamo a farlo già. Ok. Partiamo con convulsioni e con le cisti. Sì, già. Ok. Per Brexit, ancora qua ai tempi della Brexit eravamo. Ok. E ancora 8, 12. 12 di qua, non ho niente. Non è che sono disposto a mettere 6 milioni di. Siete fondi in Australia, ok. Non so come minchia ci è arrivato in Australia. Ah, ecco, c'è la nave. E anche l'Africa è stata colpita a posto. I presenze militari, direzione, legge, sistema immunitario, le sono
particolarmente vulnerabili a questa si fa a 7 e a scessi anche questa a 7 a scessi. In Madagascar chiudere ormai è tardi. Siamo alla fine del 2024 e ancora la nostra carissima faccio una cosa, tolgo già questi qua, resilienza batterica, guscio protettivo, vai, così che già escono troppo velocemente, quindi tu a un certo punto non sai nemmeno batterci la testa. Ok, 24. Così poi puntiamo vai, poi zone calde, freddo calde, così già questo è bello sbloccato. C'è il carno freno, c'è freno grande e poi ne possiamo prendo, ora ci manca il carno e poi possiamo andare con lì. In mezzo i cassi suoi non si fa. Maledetto. Come fa a essere già la cura al 25%? Thank you.
poi allora di qua dovrei iniziare con appena arrivo a 25 con la follia, il coma, dammi le aria. Vai. Brexit annullata per ora va 21. Chissà che cosa sarebbe successo se veramente ci sarebbe stato un coso simile. Follia, bastardi. Bastardi, bastardi. Cani. 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 Allora ci hanno fregato. E nel 2026 l'umanità si salva dal Nora 21. Lobocchiotti, spero che questo primissimo episodio di Plague Inc. vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento e mi piace. Come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione. Come sempre vi invito anche a supportare il canale con un mi piace, con un commento, con la condivisione e con l'iscrizione al canale. Come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare e a condividere il video. E oltre a passare sul mio canale YouTube, a passare anche sul canale di Odyssey, dove troverete tanti nuovi video. E niente, Lupacchiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!